Il cardinal Gianfranco Ravasi, il 23 settembre del 2011, continua la sua omelia parlando delle stimmate di Padre Pio e di San Francesco. Poi, il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura ha ricavato un augurio, che come è avvenuto per San Paolo, San Francesco e San Pio, il corpo di Cristo si irradi e si stigmatizzi dentro tutti noi. La seconda e ultima riflessione che vorrei fare con voi è invece legata al testo di Paolo che abbiamo ascoltato, della lettera ai Galati. E qui abbiamo una frase che è un po' scontato citare in questa celebrazione davanti alla figura di Padre Pio. È la finale della lettera ai Galati, una lettera peraltro molto tormentata da Paolo, in cui c'è nell'interno tutto anche il turgore del suo carattere, che era un carattere anche severo. Difatti dice: d'ora innanzi nessuno mi procuri più fastidi, ma subito dopo dice: io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. E vedete che anche la traduzione ha lasciato questa parola che non è una parola italiana di origine, è una parola greca, stigma, stigmata plurale. Che cos'era? Di per sé era un punto che veniva inciso nella carne, era una marchiatura, indicava il possesso dello schiavo. Tant'è vero che alcuni cristiani dei primi secoli si incideranno sulla fronte o sulle carni una lettera greca, il chi, Christos, Cristo, per indicare che appartenevano a Cristo. È la stessa cosa, in un certo senso, che dice Paolo quando ricorda di essersi steso anche lui idealmente sulla croce di Cristo e di essere stato attraversato da quei chiodi, di avere anch'egli nella sua carne la sofferenza di Cristo e di partecipare con la sua sofferenza a quella sofferenza. Ebbene, qui noi in questo momento, allora, quasi in dissolvenza, facciamo passare dietro la figura del Cristo stigmatizzato dai chiodi, dalla lancia, facciamo passare Paolo, simbolicamente attraversato da queste stimmate, facciamo passare, era il settembre di circa 700 anni fa, 1224, San Francesco, che secondo quanto narra il suo biografo Tommaso da Celano, vede quel serafino che ha in sé le stigmate e queste stigmate si riproducono in lui. E ancora ricordiamo quel settembre del 1918 quando Padre Pio vede quella figura poco dopo la festa dell'esaltazione della croce, vede quella figura, ma lasciamo la parola a lui. Mi vidi innanzi un misterioso personaggio che aveva le mani e i piedi e il costato che grondava sangue. La vista del personaggio si ritira e io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Ecco il volto che abbiamo davanti a noi, che voi avete riconosciuto, il volto di Cristo che si stampa, il corpo di Cristo che si stampa sul fedele. E qui io vorrei fare nessun commento se non un augurio, perché dopo questa celebrazione qualcosa almeno di quel volto, di quel corpo, si irradi, si stigmatizzi dentro tutti noi che siamo qui. E vorrei soltanto
Se devo fare un commento, lasciare la parola a Paolo. Paolo ha due frasi bellissime che non sono da commentare, sono da ascoltare in silenzio. Scrive ancora ai cristiani della Galazia: io sono stato crocifisso con Cristo, e allora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ma non è una crocifissione per la morte. Ed ecco allora che in un'altra lettera, una comunità che egli ama, la comunità che è più cara a Paolo, quella dei cristiani di Filippi, europei come noi, scrive: Cristo è glorificato, glorificato come la Pasqua, nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo. Ed è suggestivo che questa comunità che si raduna in questo santuario durante l'anno abbia scelto il battesimo come tema fondamentale che questa notte abbiamo luminosamente celebrato, proprio come ingresso nella morte e nella resurrezione di Cristo. Io ho finito la mia riflessione un po' lunga che abbiamo svolto insieme e vorrei concludere con un saluto. Questo saluto ha un aspetto molto particolare, personale. Quando sono diventato cardinale, il Papa mi ha assegnato come titolo cardinalizio. I cardinali, sapete, all'origine erano partecipi del clero della diocesi di Roma. Ebbene, avevano ciascuno una loro chiesa. Io ho ricevuto il titolo di una chiesa di Roma molto bella, che si trova vicino al Campidoglio e che è San Giorgio in Velabro. Nell'interno di questa chiesa fu cardinale titolare, prima di me, un grande cardinale inglese dell'Ottocento che Benedetto XVI ha beatificato lo scorso anno in Inghilterra, John Henry Newman. Ebbene, lui sulla porta di casa sua aveva fatto scrivere questa frase: benedizione a tutti gli amici che senza essere chiamati, senza essere sperati, senza essere invitati, sono però venuti. E io penso che Padre Pio in questo momento ripeta a voi, come lo ripeto io per tutti voi, questa benedizione. Siate benedetti voi che non siete stati chiamati da Lui esplicitamente, non siete stati attesi, eppure siete qui attorno a Lui per ricevere la sua benedizione.